Il calcio non è solo un pallone rotondo che rimbalza sopra un prato verde e mercé le sue imprevedibili bizzarrie chissà dove andrà a finire. Oppure ombre ascose in ogni dove a malconciare storie di cuoio. No, per fortuna è anche irripetibile vicenda d'anime e inestricabile catena d'amore. Un sacerdote, Don Vito Picinò nel suo nome, che dall'altare suggerisce di lavorare di squadra e non perdersi in inutili individualismi che sfociano inesorabilmente nell'indifferenza per l'altro, ci fa capire che il parroco rettore della Basilica dei Santi Medici ha compreso con cristiana perspicacia la filosofia del bitonto del presidente Francesco Rossiello, condivisa da tutti i componenti della società, dal primo all'ultimo. Uno per tutti e tutti per uno. Punto. E poi, l'emozione bellissima dei piccoli ospiti del centro Don Pino Puglisi, dinanzi ai loro beniamini, che hanno donato maglie, gagliardetti, palloni e soprattutto sorrisi. Le parole piene di affetto di mister Roberto Taurino, che li ha invitati per domenica prossima a sostenerli nella delicata sfida con la team Altamura, al giro di boa del campionato, e per dare colore ai grigi spalti del Città degli Ulivi. Ancora, la calda lacrima che è sdrucciolata a lungo la gota lustra di tempo di quell'autentico galantuomo che è il dottor Nicola Saracino, quando ha visto il patron avvicinarsi, carezzarlo dolcemente e regalargli una maglia nero-verde col numero 10. Con giocatori così e con quel bomber lì, ha sussurrato, commosso l'uomo che per 25 anni è stato medico sociale del sodalizio vitontino, con chicco paterno si può ancora sognare. Infine, una delegazione di generosi pedatori ha fatto visita ai giovanissimi allievi dello scrigno dei talenti ed ha autografato una casacca leonina a Don Giovanni Giusto, parroco di Santa Caterina. Ecco, questo è il calcio che piace a noi, perché chi gioca col cuore in mano e senza maschere vince sempre.